San Francesco, fedele alla scrittura, ci propone di riconoscere la natura come uno splendido libro nel quale Dio ci parla e ci trasmette qualcosa della sua bellezza e della sua bontà. Laudato sì, mi Signore, la natura come un libro di Dio. Francesco d'Assisi è l'esempio per eccellenza di una ecologia integrale e della cura per chi è debole, l'una e l'altra vissute con gioia e autenticità. Così San Francesco è il santo patrono di tutti quelli che studiano e lavorano in questo campo dell'ecologia ed è amato anche da molti che non sono cristiani. In lui si riscontra fino a che punto sono inseparabili quattro elementi: la preoccupazione per la natura, la giustizia verso i poveri, l'impegno nella società e la pace interiore. Sono quattro aspetti della medesima realtà che si legano e si intrecciano fortemente fra loro. È un aspetto personale, sociale, ambientale e caritativo. Si è portati a pensare che fede e ragione stiano su piani diversi, ed è vero, si tratta di una distinzione corretta e necessaria. Ma proprio per questa distinzione colpisce il fatto che, accanto ai santi, diciamo avanti, come Francesco, e accanto al Papa che porta lo stesso nome, consideriamo questi due come esponenti del mondo della fede, si trovino oggi innumerevoli scienziati con la loro riflessione, la ricerca e una messe ormai sterminata di dati raccolti proprio sui temi dell'ecologia integrale, che fanno parte del mondo della ragione. Sono astronomi, astrofisici, antropologi, paleontologi, per non parlare di filosofi e di organizzazioni sociali. Trovo molto interessante questa convergenza sulla cura della casa comune, a cui si aggiunge l'impegno concorde dei mass media, perché ormai ne parlano tutti i giorni, a cui si aggiungono anche le continue mobilitazioni di folle sterminate, mobilitazioni diffuse un po' ovunque nel mondo. Se tutto questo è molto positivo, devo sottolineare che purtroppo ci sono anche tre o quattro categorie meno sensibili alla protezione dell'ambiente. E ahimè, devo dire, sono quelle che comandano. È la categoria dei politici, che promettono ma non fanno, tant'è vero che promettono le stesse cose ognuno da 20, 30, 40 anni. Le multinazionali, che in qualche caso si sentono intoccabili. E lo sono davvero, e arrivano a falsificare i dati secondo i propri interessi, presentandoli come dati scientifici falsamente. Poi, dolorosamente, dobbiamo riconoscere che tra gli opinion leaders più indifferenti dobbiamo registrare anche una gran parte dei capi religiosi, soprattutto quelli più a contatto con i fedeli, so. Nel nostro mondo cristiano penso ai parroci o ai preti comunque. Questi continuano imperterriti a offrire ai fedeli le narrazioni della vita tratte dai libri sacri. E va benissimo, ma senza aggiornamenti alla vita e alle conoscenze di oggi. C'è qualche fedele che ricorda un'omelia del suo don su Dio Creatore? Sulla creazione di cui siamo parte viva? Sull'universo? Le religioni possono fare la differenza su questi temi, cambiando passo e cambiandolo subito. Non è una gara, una sfida chi è primo o ultimo, è un cammino comune e doveroso per tutti. Laudato sì, mi Signore.